Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento nell'ambito di Voci di Cittadella con le storie di alcuni ragazzi che, nonostante le mille difficoltà dovute alla pandemia, stanno compiendo un percorso di crescita personale e professionale, dimostrando che riorientare le nostre vite è possibile. Oggi incontriamo Mila Nicolussi Caviglia, giovane allieva ballerina ad Amsterdam. Buongiorno Mila. Ciao, Vuoi? piacere. Ciao Mila, vuoi continuare tu a presentarti? Certo, mi chiamo Mila Nicolussi Caviglia, ho 18 anni e sin da quando sono molto piccola ho una grande passione per la danza classica. Ho iniziato danza quando avevo 6 anni e all'età di 9 anni ho deciso di intraprendere un percorso professionale a Torino, studiando nella scuola di danza Excel Dance Project, diretta dalla maestra Oksana Kichenko, ed è una scuola, in collaborazione con l'Accademia di Danza Classica del Bolshoi di Mosca. Quando avevo 13 anni, ho partecipato a una competizione molto importante, lo Youth American Grand Prix, e sono stata selezionata nella top 12 per partecipare alle finalissime a New York. In seguito, nel 2013, ho vinto una borsa di studio per l'Accademia di Danza Classica Statale di Berlino, la Staatliche Ballettschule Berlin. E dopo essere stata accettata, ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso e quindi mi sono trasferita lì. Negli anni che ho passato a Berlino ho avuto opportunità di fare delle esperienze molto belle, tra le quali ballare insieme alla compagnia statale di danza, la Staatsballett Berlin, in alcune produzioni come ad esempio lo Schiaccianoci. Dopo 3 anni passati a Berlino ho ricevuto un invito dall'Accademia di Danza Classica di Amsterdam, la Dutch National Ballet Academy, e dopo essere stata accettata e invitata ho deciso quindi di cambiare e mi sono trasferita qui ad Amsterdam. E questo qua è il mio terzo anno e il prossimo anno mi diplomerò e otterrò il Bachelor of Arts, ovvero in Italia sarebbe una laurea triennale. E anche qui ad Amsterdam ho avuto delle occasioni di crescere molto belle. Ho avuto delle esperienze davvero formative. Ho ballato insieme alla compagnia statale di Amsterdam, la Dutch National Ballet, in produzioni quali Giselle, lo Schiaccianoci e il Lago dei Cigni. E una delle ultime esperienze che ho potuto fare è stata ballare nella tournée in Olanda della Junior Company del Dutch National Ballet, che è la compagnia giovanile di danza. Caspita, 18 anni ricchissimi. La prima cosa Ricchissimo. che mi viene in mente ascoltandoti è quante lingue parli, no? Così Sì, giovane. Decisamente. parlo il tedesco perché, essendo stata 3 anni a Berlino, ho dovuto fare la scuola lì e quindi ho imparato il tedesco. E poi qua invece parliamo l'inglese perché siamo allievi che veniamo da tutte le parti del mondo, quindi comunichiamo in inglese e poi vabbè il francese che l'ho studiato a casa lì in Valle d'Aosta e vabbè l'italiano. E a che cosa ti serve, secondo te, parlare tutte queste lingue? A che cosa ti è utile? O Beh, a che cosa ti è utile. potrà essere utile? Per riuscire a comunicare con molta gente, perché nel mio ambito di lavoro ci sono molte persone che vengono da tutte le parti del mondo e per essere in grado di avere uno scambio è necessario parlare le lingue.
Certo. Certo. E secondo te, le lingue, nel tuo futuro, quindi certamente per gli scambi con le persone, però quale valore avranno? Quale valore avrà questo notevole bagaglio che tu già hai messo da parte, questo notevole bagaglio linguistico? Io penso che ogni volta che impari una nuova lingua è come imparare un pezzo di una nuova cultura. E quindi credo che sia anche molto interessante da quel punto di vista. E ti arricchisce molto, ecco, sì. Sì, decisamente, sono perfettamente d'accordo con te. Senti, ma veniamo a questa fase, a questo momento, alla fase pandemica. Hai voglia di raccontarci com'è cambiata la tua vita durante il lockdown? Certo, allora dunque, prima di tutto è una situazione tragica, ne sono al corrente, ma per fortuna io sto bene, anche la mia famiglia sta bene Certo. e questa è la priorità al momento, penso. E, qui ad Amsterdam, quando l'accademia ha chiuso, stavo vivendo un periodo molto intenso e molto bello. Perché in accademia stavamo iniziando a preparare il gala annuale della fine dell'anno e allo stesso tempo stavo lavorando in teatro e quindi è stato un po' surreale come questa situazione è cambiata così velocemente. E con la mia famiglia ho deciso che di restare qui ad Amsterdam perché questa è stata una mia scelta perché qui ad Amsterdam, a differenza dell'Italia, non c'è mai stato un vero e proprio lockdown, ma ci sono state ovviamente delle misure di contenimento, però ecco, io ho sempre sperato che questo potesse essere un segno che si potesse tornare anche in sala al più presto, e tuttora lo spero fortemente. E con la mia famiglia, anche se siamo lontani, mi sento molto vicina a loro perché ci sentiamo molto spesso durante le giornate e credo che restare in contatto in questo periodo difficile è una delle cose più importanti, ecco. E, inoltre anche la mia accademia è di molto supporto a tutti gli allievi, tutti gli insegnanti. E lo staff e il direttore sono molto presenti e questa diciamo che è un punto di forza molto importante. E, ho proprio visto che la comunità della danza è una comunità molto solidale e anche i ballerini professionisti danno lezioni online sul web. Ogni giorno si può decidere addirittura di seguire una lezione diversa ed è molto interessante. E inoltre la mia accademia si è organizzata molto bene perché hanno organizzato tutte le lezioni di danza online e quindi ogni giorno abbiamo le nostre lezioni di danza con i nostri insegnanti, i nostri compagni e inoltre hanno organizzato adesso un nuovo progetto coreografico in collaborazione con altre importanti accademie nel mondo, che sono la Royal Ballet School di Londra, l'Accademia di Danza Classica del Teatro dell'Opera di Parigi, la Scuola della Danimarca, dell'Australia e del Canada. E quindi stiamo lavorando tutti a questo progetto coreografico, molto bello. Wow, bellissimo, Sì, molto molto molto. interessante, molto interessante. E quali sono gli ostacoli dell'allenamento fuori dall'accademia, se non si ha a disposizione lo spazio nel quale normalmente mi immagino che tu ti alleni? Esatto, le difficoltà che ho incontrato sono principalmente quella degli spazi e dei tempi, perché non posso essere in sala tutto il giorno a provare come vorrei, purtroppo,
però comunque faccio le mie lezioni ogni giorno, ogni mattina ho la lezione di danza classica, che è una routine proprio imprescindibile per un ballerino. E comunque, ecco, mi sono proprio resa conto che la mia passione in questo periodo di difficoltà è ancora più grande e non manca mai la voglia di allenarsi nonostante queste difficoltà. E lo faccio con gioia e mi riconnette, diciamo, a me stessa e a ciò che amo di più nella vita. Questo è bellissimo, questo è bellissimo. A questo proposito, che cosa di ciò che hai imparato prima della pandemia ti è più utile in questo momento? Direi l'autonomia, perché sin da quando sono piccola, da quando avevo 13 anni, ho imparato a vivere in maniera autonoma e cercando di non aver paura della solitudine. E adesso avere dei momenti in cui stare da sola è anche un modo per ricaricarsi, ecco. Infatti per solitudine non intendo stare da soli, ma proprio avere un tempo per se stessi. Ho avuto modo di anche di crescere molto, essendo autonoma molto presto, e questo mi è servito adesso in tutta la vita. E credo che sia molto importante essere autonomi. Inoltre, in ambito di danza, ho imparato che lo studio e la pratica sono fondamentali per un ballerino e quindi anche in momenti di difficoltà come adesso, il mio desiderio di studiare e di imparare e di migliorare non è cambiato. E facevi giustamente riferimento alla danza. Qual è una competenza appresa danzando in tutti questi anni di danza che stai mettendo in campo adesso e che ti è particolarmente utile? Allora, in questo preciso momento, in questa situazione di difficoltà, credo il fatto di saper dare un senso alle cose, anche quando magari sembra che un senso le cose non ce l'abbiano. Cerco di affrontare questi momenti, con più positività possibile, direi. E so benissimo che questo è un momento tragico, che tutti stiamo vivendo, ma credo che bisogna affrontarlo con coraggio. E lo stesso, lo trovo nella danza, perché molto spesso, sembra che ci sono delle difficoltà che magari credi che non riuscirai mai a superare, ma poi ti rendi conto che è solo un momento. E ti concentri sul lavoro e ti rendi conto che il lavoro sei tu che ti stai esprimendo e quindi vai avanti con motivazione e superi anche le difficoltà, insomma. Inoltre, credo che della danza sia molto importante l'autodisciplina che mi sto portando sicuramente adesso in questa situazione. E anche la bellezza dell'arte della danza in questi tempi in cui non c'è tanto di bello nel mondo, ecco. Questa è una bellissima osservazione. E a cosa serve la bellezza in questo momento nel quale, come tu dici, insomma, nel mondo non sempre è facile trovarne? La bellezza a me serve, io credo che sia un fattore importante nella vita. Perché con la bellezza riesci a condurre uno stile di vita, non so come spiegare, perché credo che se non fai parte della danza, magari puoi anche fraintendere la parola bellezza. Ma ciò che intendo io è proprio la bellezza dell'arte, ecco. Prova a spiegarci, prova a spiegarci. Io ogni giorno cerco di ritrovare questa bellezza dell'arte, perché ogni volta che io danzo e ballo, mi esprimo e esprimendomi ritrovo me stessa
e questa è l'arte. E credo che esprimere qualcosa che viene da dentro è una forza che viene anche messa fuori. E la bellezza dell'arte, non so. Sì, quello che a cui mi fai pensare, cioè io ti immagino allenarti, ti immagino provare, ti immagino ballare, e quello a cui mi fai pensare è davvero la relazione che si crea tra la bellezza tua dentro, la tua bellezza interiore, e la bellezza del mondo. Cioè mi sembra uno scambio proficuo e mi sembra che attraverso il tuo danzare tu possa restituire bellezza al mondo, cioè tu possa fare il mondo più bello. Mi Esatto, è sembra quello che cerco di fare. questo è ciò a cui tu mi hai fatto pensare e questo è bellissimo. E quando tutto questo, speriamo presto, sarà finito, che cosa di questo periodo ti porterai nella danza? Come cambierà il tuo modo di danzare, se cambierà? In questo periodo, diciamo, ho cresciuto la mia consapevolezza, nel sapere che nulla è scontato. In questo periodo difficile la mia passione vedo che è ancora più grande. Dico la consapevolezza che niente è scontato perché se ripenso ai momenti passati in sala mi rendo conto di quanto sia bello condividere l'arte della danza insieme agli insegnanti, i miei compagni e soprattutto il pubblico, ecco. Sì, ecco questo sostanzialmente. E come lo porterai nel tuo modo di danzare? Come porterai questa consapevolezza nel tuo modo di danzare? Esprimendo tutte le emozioni che ho e essendo me stessa. Un'ultima cosa, se hai voglia di dirci quali sono i tuoi progetti e le tue speranze per il futuro. Sì, dunque, come ti ho raccontato prima che questa situazione sanitaria prendesse il sopravvento in accademia, stavo realizzando dei progetti molto belli e alcuni di questi penso che saranno ancora realizzabili, altri so già di no. Ad esempio il gala di fine anno purtroppo è stato annullato e sono molto dispiaciuta. Però ciò che la situazione ha portato è così e quindi è così. Quest'anno ho lavorato molto bene e credo che in qualsiasi caso il lavoro non è mai sprecato. Questo gala di fine anno sarebbe stato molto importante per me, perché sarebbe stato l'ultimo spettacolo da studentessa e inoltre stavamo lavorando insieme a dei coreografi molto importanti e avevo anche un ruolo parecchio gratificante e quindi è stato molto triste tutto questo. Però allo stesso tempo penso che sono riuscita a superare un'audizione per la Junior Company del Dutch National Ballet, che è la compagnia giovanile, e che quindi ho un contratto e dalla prossima stagione inizierò a lavorare con loro e per me questa compagnia era un sogno e adesso ecco non mi posso dimenticare che era un sogno ma adesso è diventato realtà. Beh, questo è bellissimo, questo è bellissimo. E allora Mila, io ti ringrazio tanto, ti faccio un immenso in bocca al lupo e ti Grazie. auguro di continuare a coltivare la bellezza. Grazie. E in bocca al lupo per tutto e speriamo a presto. Sì. Ciao, stai Ciao. bene. Ciao.